Mamma. Un susseguirsi di incubi confusi, qualcuno che lo rincorreva per corridoi senza fine brandendo una mazza, un ascensore che si metteva in moto da solo, siepi a forma di animale che prendevano vita accerchiandolo, e finalmente un solo pensiero chiaro tra tutti. Vorrei essere morto. Dan Torrance spalancò gli occhi. La luce del sole li trafisse, raggiungendo il cervello dolorante e rischiando di incenerirlo. Era il peggior doposbronza da secoli. Gli pulsava la testa, aveva il naso tappato. Attraverso una minuscola fessura della narice sinistra penetrava un filo d'aria. La sinistra? No, la destra. Poteva respirare dalla bocca, nella quale ristagnava un saporaccio di whisky e sigarette. Aveva lo stomaco chiuso, gonfio delle peggiori schifezze. La pancia piena di spazzatura del risveglio, come un vecchio compagno di sborne aveva definito quella terribile sensazione. Chi? Non ne aveva idea, a malapena ricordava il proprio nome. Di fianco un russare insistente. Dan si voltò con il collo che protestava. E una nuova fitta di pura agonia lo colpì alle tempie. Riaprì gli occhi, giusto per un paio di millimetri. Per piacere, basta con quel sole accecante, almeno per un po'. Era disteso su un nudo materasso sopra un nudo pavimento. Una donna nuda gli stava sdraiata accanto, supina. Dan abbassò lo sguardo e si accorse che pure lui era come mamma l'aveva fatto. Lei è Dolores? No, Debbie. Non proprio, ma Dini. Si chiamava Dini. L'aveva incontrata al Milky Way ed era stato davvero divertente finché. Zero assoluto. Dopo una veloce occhiata alle mani tumefatte, alle nocche sbucciate e incrostate di sangue, decise di non volerselo ricordare. In ogni caso, che importanza aveva? Il copione era quasi sempre lo stesso. Lui si ubriacava, qualcuno diceva qualcosa di sbagliato e scoppiavano il solito casino e la solita zuffa da bar. Dentro la sua testa si nascondeva un molosso pericoloso. Da sobrio riusciva a tenerlo a bada, da sbronzo sparivano guinzaglio e museruola. Prima o poi ucciderò qualcuno. Per quanto ne sapeva, poteva essere successo la sera prima. Dini da brava, stringimi la fava. Aveva veramente detto una sciocchezza del genere? Temeva proprio di sì. Cominciava a ricordarsi qualcosina ed era già fin troppo. Stava giocando a biliardo, aveva cercato di dare un certo effetto alla palla e l'aveva fatta schizzare fuori dal tavolo, fallendo il tiro. La piccola bastarda sporca di gesso era rimbalzata, rotolando fino al jukebox che suonava l'immancabile musica country. Forse era un pezzo di Joe Diffie. Come era riuscito a combinare una stronzata simile? Perché era ubriaco, perché Dini gli stava dietro e gli stringeva la fava appena sotto il bordo del tavolo e lui voleva atteggiarsi a spaccone, ecco perché. Giusto per divertirsi. Ma poi il tipo con il cappellino di una marca di trattori e la camicia da cowboy di seta lucida era scoppiato a ridere, commettendo un gravissimo errore. Il solito casino, la solita zuffa da bar. Dan si sfiorò la bocca, sentendosi due salsicciotti al posto delle labbra. Non erano ridotte così lo scorso pomeriggio, dopo che aveva cambiato un assegno e si era ritrovato con poco più di 500 verdoni in tasca. Almeno i denti ti sembrano. Lo stomaco gorgogliò. Una poltiglia acre che sapeva di whisky gli risalì in gola e lui la ributtò giù. Quella robaccia bruciava come l'inferno. Rotolò giù dal materasso, si mise in ginocchio, si drizzò a fatica e barcollò mentre la stanza iniziava a ballare un dolce tango. Soffriva dei postumi di una brutta sbornia, si sentiva scoppiare la testa, aveva le budella, zeppe delle schifezze trangugiate la sera prima per compensare gli effetti dell'alcol, ma non era ancora sobrio. Tirò su con un dito le mutande dal pavimento e uscì dalla stanza stringendole in pugno, non proprio zoppicando, ma facendo forza sulla gamba sinistra. Aveva un vaghissimo ricordo e sperava rimanesse tale del cowboy con il cappellino che lanciava in aria una sedia. A quel punto lui e Dini, la brava stringifava, se l'erano svignata, sghignazzando come matti. Un altro gorgoglio dello stomaco in subbuglio, accompagnato da un forte spasmo. Gli sembrò che una mano gli stesse rimestando tra le interiora. Lo stimolo a vomitare salì alle stelle, innescato dal ricordo delle uova bollite sott'aceto, degli snack al gusto barbecue, delle patate fritte annegate in una pozza di ketchup color sangue.
Tutte le schifezze che si era ficcato in bocca la sera prima tra un bicchierino e l'altro. Stava per rimettere, ma le immagini continuavano a tormentarlo, vorticando sulla ruota di un gioco a premi da incubo. Cosa abbiamo per il prossimo concorrente, Johnny? Beh, Bob, un succulento piattone di sardine grondanti olio! Il bagno si trovava in fondo a un minuscolo corridoio. La porta era aperta, l'asse sollevata. Dan si lanciò dentro, cadendo in ginocchio e vomitando un fiotto di poltiglia marrone sopra uno stronzo che galleggiava nella tazza. Spostò lo sguardo, cercò a tentoni la leva dello sciacquone, la trovò e l'abbassò. Sentì il rumore della cascata, ma non il risucchio dello scarico. Diede un'altra occhiata e gli si presentò uno spettacolo allucinante. Lo stronzo, probabilmente opera sua, stava salendo verso il bordo di ceramica macchiato di piscio, in cima a un atollo di snack mezzi digeriti, prima che il gabinetto traboccasse, dando il tocco finale ai consueti orrori di quel mattino, le tubature scatarrarono e la montagna di porcherie venne risucchiata giù dallo scarico. Dan rigettò ancora. Si accovacciò con la schiena contro la parete e abbassò il capo dolorante, aspettando che la vaschetta si riempisse per tirare di nuovo l'acqua. Basta, Basta, lo giuro, basta con la bomba, basta con i bar, basta con le zuffe. promise per la centesima volta, o forse per la millesima. Di un particolare era certo, doveva filarsela da quella città o si sarebbe trovato nei guai, guai seri, molto probabilmente. Johnny, qual è il premio per il vincitore di oggi? Beh, Bob, 2 anni di carcere per aggressione con percosse! E in studio il pubblico va in delirio. La vaschetta si era riempita, finendo di rumoreggiare. Allungò la mano verso la leva per fare sparire il mattino dopo, parte seconda. Ma poi si bloccò, ispezionando il buco nero della sua memoria a breve termine. Si ricordava il proprio nome? Sì, Daniel Anthony Torrance. E quello della tipa che ronfava sul materasso nell'altra stanza? Sì. Dini. Non aveva idea del cognome, ma probabilmente lei non gliel'aveva detto. Poi, chi era il presidente in carica degli Stati Uniti? Con una punta di raccapriccio, Dan si accorse di non saperlo. Era un tizio con un'acconciatura stravagante alla Elvis Presley e suonava il sassofono, ma per il resto. Almeno ti ricordi dove ti trovi. Cleveland? Charleston? Una delle due. Mentre tirava l'acqua, il nome del presidente gli tornò in mente con fulgida chiarezza e appurò anche che non era a Cleveland o Charleston, ma a Wilmington, North Carolina. Lavorava come inserviente all'ospedale Grace of Mary, o forse ci aveva lavorato. Comunque era tempo di alzare i tacchi. Spostandosi in un'altra città con un po' di fortuna in un posto decente, forse sarebbe riuscito a smettere di bere e ricominciare da capo. Si alzò guardandosi allo specchio. Era ridotto meno peggio di quanto avesse temuto, naso gonfio ma quasi sicuramente integro, croste di sangue rappreso sopra il labbro superiore tumefatto, un livido sullo zigomo destro con in mezzo il marchio violaceo di un anello. Il cowboy doveva essere mancino. Una seconda grande chimosi gli stava spuntando sul deltoide sinistro, colpa di una stecca da biliardo gli pareva di rammentare. Passò in rassegna l'armadietto. Tra i tubetti di trucco e la cozzaglia di farmaci da banco scovò 3 medicinali con obbligo di ricetta. Il primo era il Difuclan, comunemente usato per le infezioni da candida. Ringraziò il cielo di essere circonciso. Poi veniva il Darvon da 65 mg. Aprì il flacone dell'analgesico, una decina di capsule. Se ne infilò un paio in tasca per i momenti di magra. Restava il Fioricet e la confezione fortunatamente era quasi piena. Trangugiò 3 compresse con una sorsata di acqua fredda. Quando si chinò sul lavabo il mal di testa peggiorò, ma presto gli sarebbe passato. Il Fioricet, in genere utilizzato per l'emicrania e le cefalee tensive, era una mano santa per i postumi da sbornia. Quasi sempre, almeno. Fece per richiudere l'armadietto, ma poi diede un'altra occhiata, rovistandoci dentro. Nessuna traccia di un anello anticoncezionale. Magari Dini lo teneva in borsa. Si augurò di sì perché lui non si era portato dietro i preservativi. Se l'aveva scopata, come era probabile, anche se non riusciva a ricordarlo. Era andato giù liscio senza protezione.
Si infilò le mutande e tornò arrancando fino alla camera da letto, fermandosi sulla soglia a osservare la donna che se l'era portato a casa. Era distesa, braccia e gambe divaricate, con tutto in mostra. La sera prima Dini gli era sembrata una dea, con la sua minigonna di pelle, i sandali con le zeppe di sughero, un top striminzito e gli orecchini a cerchio. In quel momento notò invece la sua panciotta da birra pallida e cellulitica, nonché un preoccupante inizio di doppiamento. Ma c'era di peggio, non era una donna affatto finita. Forse non l'avrebbero arrestato per abuso di minore, Dio ti prego, no, ma la tipa dimostrava 16, 17 anni, 20 al massimo, su una parete un manifesto dei Kiss con Gene Simmons che sputava fuoco, una roba talmente infantile da mettergli i brividi. Su un'altra un micino grazioso con gli occhioni sgranati aggrappato a un ramo. Metticela tutta, baby, recitava la scritta sul poster. Doveva uscire di lì. I loro vestiti erano ingarbugliati insieme ai piedi del letto. Separò la sua maglietta dalle mutandine di lei, infilandosela alla belle meglio, per poi indossare i jeans. Si bloccò con la cerniera chiusa per metà, non appena si accorse che la tasca sinistra era molto meno gonfia rispetto a quando aveva incassato l'assegno il pomeriggio precedente. No, ditemi che non è vero. Il battito del cuore accelerò, resuscitando l'emicrania che gli era leggermente passata. Si mise la mano nei calzoni, tirando fuori solo una banconota da 10 e due stuzzicadenti, uno dei quali gli si piantò nella carne delicata sotto l'unghia dell'indice. Manco se ne accorse. Non possiamo esserci bevuti 500 dollari, impossibile, saremo già stecchiti. Il portafoglio era ancora al suo posto nella tasca posteriore. Lo sfilò sperando nell'impossibile, ma rimase deluso. Doveva aver spostato i 10 dollari che solitamente teneva nella tasca davanti al riparo da eventuali ladruncoli. In quel momento una precauzione simile gli sembrò una beffa. Fissò la donna bambina che ronfava, spamparanzata sul materasso, e si mosse per raggiungerla, con l'intenzione di svegliarla a forza di scrolloni e chiederle che cosa cazzo avesse fatto dei suoi soldi. Però se era stata lei a derubarlo, perché se l'era portato a casa? Mancava ancora una tessera del mosaico? Qualche altra avventura dopo aver lasciato il Milky Way? Adesso che aveva la testa meno confusa di prima, si ricordò vagamente di aver preso un taxi per la stazione ferroviaria. Ho un amico che bazzica da quelle parti, tesoro. Era una frase di Dini o frutto della sua immaginazione? No, l'ha detto sul serio. Sono a Wilmington, il presidente Bill Clinton, e noi due siamo andati alla stazione dove c'era il suo amico, il classico tipo che adora combinare i suoi loschi traffici nei bagni dei maschi, soprattutto con un cliente conciato per le feste. Quando mi ha chiesto chi avessi fatto incazzare, gli ho risposto di badare i fattacci suoi, borbottò Dan. Quando era entrato con Dini, aveva in mente di comprare un grammo e niente di più, giusto per non deluderla, e a patto che non fosse tagliata per metà con il mannitolo. Forse lei andava pazza per la coca, ma lui no. La chiamavano la caffeina dei ricchi, e Dan era uno spiantato. Solo che a un certo punto qualcuno era uscito da uno dei cessi, uno con l'aria da uomo d'affari e una valigetta che gli sbatacchiava contro le ginocchia. E quando il signor uomo d'affari si era spostato per lavarsi le mani, Dan si era accorto che aveva la faccia brulicante di insetti. Di mosche carnarie, per la precisione. Il signor uomo d'affari era condannato a morte e ancora non lo sapeva. E così Dan, invece di limitarsi al minimo sindacale, aveva dato fondo ai suoi averi. O magari era stata una decisione avventata dell'ultimo minuto. Possibile, si era scordato quasi tutto. Però mi ricordo delle mosche. Certo che se le ricordava. L'alcol attenuava lo shining fino ad annullarlo, ma non era sicuro che quegli insetti ne facessero esattamente parte. Arrivavano a loro piacimento, da sobrio o da ubriaco. Pensò di nuovo che doveva uscire da lì e che avrebbe voluto essere morto. Dini tirò su con il naso, allontanando il volto dall'implacabile luce del mattino. Fatta eccezione per il materasso sul pavimento, la stanza era completamente spoglia. Non c'era nemmeno un cassettone di seconda mano. L'armadio a muro era spalancato, con dentro la maggior parte del suo misero guardaroba, ammonticchiato in due ceste della biancheria di plastica. A quanto pareva, i pochi vestiti appesi le servivano per le serate brave passate da un bar all'altro. Una maglietta rossa con la scritta Sexy Girl in Pagliette sul davanti.
Una gonna di jeans con l'orlo sfilacciato come andava di moda, due paia di scarpe da ginnastica, due di ballerine e uno di stivaletti aggressivi con listini e tacchi stratosferici. Però nessuna traccia dei sandali con le zeppe di sughero o delle vecchie Reebok consunte di Dan. Lui non si ricordava che si fossero sfilati le scarpe quando erano entrati. Nel caso le avevano certamente lasciate in soggiorno. Un'ombra scura nella memoria. Là doveva esserci anche la borsetta di Dini. Forse le aveva affidato il resto dei contanti perché lo tenesse al sicuro. Improbabile, ma non impossibile. Con la testa che continuava a pulsargli, si trascinò lungo il minuscolo corridoio fino a quella che sembrava essere l'unica altra stanza dell'appartamento. In fondo, un angolo cottura con una sola piastra elettrica e un minifrigo incastrato sotto il ripiano. Nella zona soggiorno, un divano sbilenco che vomitava fuori l'imbottitura, puntellato con un paio di mattoni. Di fronte, un grande televisore con il vetro incrinato e aggiustato con un pezzo di nastro da imballaggio che penzolava da un lato. C'erano appiccicate due o tre mosche. Una ancora ronzava, cercando senza convinzione di liberarsi. Dan la fissò, morbosamente affascinato. Si scoprì a riflettere, non per la prima volta, che i postumi di una sbronza ti permettono di cogliere i particolari più disgustosi di qualsiasi situazione. Di fronte al divano un tavolinetto basso. Sopra un posacenere stracolmo di mozziconi, una bustina di plastica piena di polvere bianca e un numero di People con residui di coca. Di fianco, per completare il quadro d'insieme, una banconota da un dollaro ancora parzialmente arrotolata. Non aveva idea di quanta ne avessero usata, ma a giudicare dal ricco contenuto della bustina poteva tranquillamente dire addio ai suoi 500 verdoni. Cazzo, e pensare che nemmeno mi piace. Comunque, come l'ho sniffata, riesco a malapena a respirare. In effetti era stata Dini a farlo. Lui si era limitato a strofinarsela sulle gengive. Gli stava tornando in mente tutto quanto. Ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma ormai era troppo tardi. Le mosche carnarie nel bagno, che entravano e uscivano dalla bocca del signor uomo d'affari, zampettandogli brulicanti sulle pupille umide. Il signor spacciatore che gli chiedeva che cazzo stesse guardando. Dan che gli rispondeva che non era niente, una sciocchezza senza importanza. Dai, mostrami la merce. Oh, il tipo ne aveva un botto. Quelli come lui non restavano mai senza. E poi la corsa in taxi verso casa di Dini, con lei che già sniffava la bamba dal dorso della mano, troppo ingorda o troppo in astinenza per aspettare, e loro due che cercavano di cantare Mr. Robot. Dan adocchiò i sandali e le Reebok appena oltre la porta, dando alla stura nuovi sfavillanti ricordi. Dini non si era tolta le scarpe, semplicemente le erano scivolate via, perché a quel punto lui le aveva già affondato le mani nel culo e lei gli aveva allacciato le gambe intorno alla vita. Il collo della donna bambina sapeva di profumo, l'alito di snack al gusto barbecue. Se n'erano ingozzati prima di spostarsi al tavolo da biliardo. Dan si infilò le Reebok e raggiunse l'angolo cottura, sperando che nella credenza ci fosse del caffè solubile. Non lo trovò, ma scorse la borsetta di Dini abbandonata sul pavimento. Si ricordò vagamente di lei che la lanciava verso il divano, mancando il bersaglio e ridendo. Metà del contenuto era sparso a terra, compreso un portafoglio rosso in finta pelle. Infilò tutto dentro la borsa e la portò nel cucinino, anche se sapeva perfettamente che ormai i suoi soldi riposavano tranquilli nella tasca dei jeans di marca del signor spacciatore. Voleva convincersi che dovevano essercene rimasti un po', anche perché ne aveva bisogno. 10 verdoni erano appena sufficienti per 3 bicchieri di Bumba o 2 confezioni di Budweiser. Non gli sarebbero mai bastati per rimettersi in sesto. Sfilò il portafoglio e lo aprì. Una serie di foto. Un paio con Dini insieme con un tipo che le assomigliava troppo per non essere un parente. Altre due dove teneva in braccio un bambino. Una in cui indossava un abito da festa del liceo vicino a un ragazzino con i denti da castoro e un allucinante smoking blu. Lo scomparto dei soldi era gonfio. Il cuore gli si riempì di speranza finché non vide che era pieno di buoni per la spesa. Però c'era anche del contante. Un paio di banconote da 20 e 3 da 10. Ecco i miei dollari o quello che ne resta. Sapeva che non era vero. Non avrebbe mai consegnato lo stipendio di una settimana a una tipa sversa rimorchiata in un bar perché lo tenesse al sicuro.
I bigliettoni erano di Dini. Va bene, ma di chi era stata l'idea della coca? Non era forse colpa della cara signorina se quel mattino si ritrovava al verde con la testa a pezzi? No, sei ridotto da schifo perché sei un ubriacone e non hai più un soldo perché le mosche carnarie ti hanno spaventato. Probabile, ma se lei non si fosse impuntata ad andare alla stazione per comprare la bianca, lui non avrebbe mai visto quei dannati insetti. Potrebbe avere bisogno dei $70 per fare la spesa. Certo, un vasetto di burro d'arachidi e uno di marmellata, da spalmare sopra un filone di pane. O per pagare l'affitto. In quel caso le sarebbe bastato vendere il televisore. Forse il suo amico Spaccia gliel'avrebbe preso, nonostante lo schermo inclinato. E poi $70 sarebbero stati una goccia nel mare, persino per l'affitto mensile di un buco simile. Non sono tuoi, Doc. Era la voce di sua madre, l'ultima che avrebbe voluto sentire con i feroci postumi di una sbornia e un disperato bisogno di bere. Vaffanculo, mamma! Bofonchiò convinto. Prese le banconote, se le infilò in tasca, ricacciò il portafoglio nella borsetta e si voltò. Davanti a lui c'era un bambino. Avrà avuto 1 anno e mezzo. La maglietta degli Atlanta Braves gli arrivava fino alle ginocchia, ma il pannolino si vedeva lo stesso. Gli penzolava zuppo appena sopra le caviglie. A Dan balzò il cuore in gola. Il cervello sembrò esplodergli in uno schianto improvviso e assordante, come se Thor ci avesse lanciato dentro il suo martello. Per un attimo fu sicuro al 100% che sarebbe stato stroncato da un ictus, un infarto o entrambi. Inspirò a fondo, buttando poi fuori l'aria. «E tu da dove spunti, campione?» «Mamma!» disse il bimbo. Una risposta sensata. Anche Dan era venuto fuori da sua madre, dopo tutto, ma di scarso aiuto. Una deduzione terribile stava prendendo forma nella sua testa dolorante, nonostante si sforzasse di cacciarla via. «Ti ha visto prendere i soldi!» Probabile, ma non era quel pensiero ad atterrirlo. E anche se fosse, non aveva neppure 2 anni. I bambini accettano qualsiasi azione compiuta da un adulto. Se lui da piccolo avesse scorto la madre mentre camminava sul soffitto, con le dita che sprizzavano fiamme, quasi non ci avrebbe fatto caso. «Come ti chiami?» La voce gli sussultava a tempo con i battiti del cuore, che non si era ancora calmato. «Mamma!» «Ti chiami così, sul serio? Al liceo sarai lo zimpello dei tuoi compagni. Arrivi dall'appartamento accanto o da quelli giù nel corridoio?» «Per favore, rispondimi di sì, perché ecco qui la deduzione terribile. Se sei il figlio di Dini, allora lei ti ha lasciato da solo in questa lurida topaia mentre girava per i bar.» «Mamma!» Il bimbo adocchiò la coca sul tavolino e ci si diresse di corsa con il pannolino che ballonzolava fradicio. «Chicca!» «No, non è roba dolce», affermò Dan, anche se in un certo senso lo era. Zucchero a velo da sniffo. Senza badargli, il piccolo tese le dita verso la polvere bianca. Dan si accorse dei lividi che gli costellavano l'avambraccio. Erano stati lasciati da una mano che l'aveva stretto forte. Lo abbrancò per la vita e in mezzo alle gambe, sollevandolo lontano dal tavolino. Con la pipì che sprizzava dal pannolino bagnato, scorrendogli tra le dita e gocciolando a terra, gli venne in mente un'immagine fulminea ma terribilmente chiara. Il sosia di Dini della fotografia nel portafoglio, che afferrava il bimbo e lo scuoteva con cattiveria, lasciandogli sulla pelle dei segni violacei. «Ehi, Tommy, lo capisci o no quando ti dico di levarti dai coglioni?» «Basta, Randy. È solo un bambino.» Il pensiero svanì subito. Ma la seconda voce, debole e lagnosa, apparteneva a Dini, e Randy era suo fratello maggiore. Niente di strano, non era sempre il fidanzato a macchiarsi di eventuali violenze. Talvolta era il fratello, o lo zio, oppure... «Vieni fuori, piccolo buono a nulla! Vieni fuori a prendere la purga!» Oppure il caro vecchio Papino. Portò in camera da letto il bimbo. Tommy, si chiamava Tommy, che non appena vide la madre cominciò a dimenarsi. «Mamma! Mamma! Mamma!» Quando Dan lo appoggiò sul pavimento, Tommy sgambettò fino al materasso e le si rannicchiò di fianco.
Anche se era ancora nel mondo dei sogni, Dini lo circondò con un braccio, stringendolo a sé. La maglietta dei Braves si alzò di un palmo e Dan notò altre ecchimosi sulle cosce. Il fratello si chiama Randy, potrei scovarlo. Un pensiero gelido e cristallino come un lago ghiacciato in pieno inverno. Se avesse tenuto in mano la foto del portafoglio e si fosse concentrato, ignorando le fitte al capo, probabilmente avrebbe trovato il bastardo. L'aveva già fatto in passato. Così gli lascio qualche livido e lo avverto che la prossima volta lo ammazzo. No, niente prossime volte. Wilmington era terra bruciata. Non avrebbe mai più rivisto Dini o il suo miserabile appartamento. Avrebbe cancellato dalla mente quel mattino e la notte prima. Poi arrivò la voce di Dick Halloran. No, bello mio. Puoi chiudere le apparizioni dell'Overlook dentro le cassette di sicurezza, ma non i tuoi ricordi. Mai e poi mai. Sono loro i veri fantasmi. Dan rimase immobile sulla soglia a osservare la donna bambina e il suo povero figlio maltrattato. Il piccolo si era riaddormentato. Nella luce del mattino i due avevano un'aria quasi angelica. Lei è tutto tranne che un angelo. Non l'avrà malmenato, ma è uscita a divertirsi mollandolo da solo. Se non ci fossi stato tu quando si è svegliato ed è entrato in soggiorno... Chicca! Aveva commentato Tommy, allungando la manina verso la coca. Che disastro. Bisognava trovare un rimedio. Sì, ma non sarò io a provarci, fare un figurone presentandomi con questa faccia ai servizi sociali, denunciando un abbandono di minore e puzzando di alcol e vomito, come ogni cittadino modello che si rispetti. Potresti almeno restituirle i soldi? Intervenne Wendy. Quasi le obbedì. Sul serio, se li sfilò di tasca e ritornò alla borsetta con il denaro in pugno. La passeggiata probabilmente lo ringalluzzì, perché gli venne in mente un'idea. Se proprio devi portare via qualcosa, prendi la coca. Vendi quello che ne è rimasto per un centinaio di dollari. Forse anche 200 se non è troppo tagliata. Con la scalogna che si ritrovava, c'era però il rischio che il suo potenziale acquirente si rivelasse un agente della narcotici e lo sbattesse in galera. E lì l'avrebbero anche incastrato per qualsiasi stronzata avesse combinato al Milky Way. I contanti erano molto più sicuri. 70 verdoni, più i suoi 10. Li spartirò equamente, 40 per lei e 30 per me. Peccato che 30 fossero una miseria. Comunque lei aveva i buoni della spesa, un mazzetto così spesso da soffocare un cavallo. Se ne sarebbe potuta servire per sfamare il figlio, giusto? Afferrò la bustina e il numero di people con i residui di coca, appoggiandoli al sicuro sul ripiano del cucinino, fuori dalla portata del piccolo. Nel lavandino trovò una spugnetta e la passò sul tavolo, eliminando le ultime tracce di droga. Si disse che se Dini fosse comparsa nel frattempo, le avrebbe restituito i suoi fottuti soldi. Tanto peggio se continuava a ronfare. Lei non si fece vedere. Dormiva come un sasso. Dan finì di pulire, ributtò la spugna nel lavello e per un attimo ebbe la tentazione di lasciare un biglietto. E che cosa ci avrebbe scritto? Non trascurare tuo figlio, tra parentesi ti ho fregato i soldi? D'accordo, niente biglietto. Se la svignò con i dollari nella tasca sinistra davanti, attento a non sbattere la porta d'ingresso. Si fece i complimenti da solo per la cortesia. Verso mezzogiorno, senza più l'emicrania da dopo sbronza grazie al fioricet e a una capsula di Darvon, Dan raggiunse Golden's, una rivendita di birre e liquori a poco prezzo. Si trovava nella parte vecchia della città, dove i negozi erano di mattoni, i marciapiedi quasi deserti e le decine di banchi dei pegni sfoggiavano una nutrita selezione di rasoi a mano libera. Aveva intenzione di comprarsi una bottiglia gigantesca di whisky scadente, ma davanti al Golden's vide qualcosa che gli fece cambiare idea. Era un carrello per la spesa, stipato alla rinfusa degli averi di un barbone. Il tipo in questione era all'interno, occupato a litigare con un commesso. In cima al carrello spuntava una coperta, arrotolata e legata con uno spago. A parte un paio di macchie, non sembrava ridotta tanto male. Dan se la infilò sotto braccio, allontanandosi alla svelta. Dopo aver fottuto 70 dollari a una ragazza madre che si faceva di brutto, fregare il tappeto magico di uno straccione sembrava una piccolezza. E forse proprio per quello lui si sentì più piccolo del solito. Sono come il protagonista di quel romanzo. 3 millimetri al giorno, pensò affrettandosi dietro l'isolato con il suo nuovo tesoro.
qualche altro furtarello e mi rimpicciolirò fino a sparire del tutto. Già si aspettava le grida di protesta del barbone. In genere più erano svitati e più forte gracchiavano. Invece niente di niente. Un altro isolato e l'avrebbe fatta franca. Dan svoltò l'angolo senza problemi. Quella sera si ritrovò seduto vicino all'imboccatura di un largo canale di scolo, sul pendio sopra il Cape Fear Memorial Bridge. Aveva una stanza, ma c'era il piccolo problema dell'affitto arretrato, che aveva assolutamente promesso di pagare entro le 5 di pomeriggio del giorno prima. E c'era dell'altro. Se fosse ritornato nel suo buco, avrebbe corso il rischio di essere gentilmente invitato a Bass Street, in un palazzo comunale simile a una fortezza, per rendere conto di una certa zuffa in un certo bar. In fin dei conti sembrava più prudente girare al largo. Restava un centro di accoglienza in città, la Casa della Speranza, che gli straccioni alcolizzati avevano prontamente ribattezzato la Casa della Disperazione, ma non aveva la minima intenzione di andarci. In cambio di un letto gratis ti requisivano la bottiglia. Wilmington era zeppa di camere a ore e alberghi da due soldi, dove a nessuno fregava un cazzo se bevevi, sniffavi o ti bucavi. Ma perché sprecare i soldi della bomba per un materasso e un tetto quando il clima era caldo e secco? Si sarebbe preoccupato di una sistemazione non appena si fosse diretto a nord. E in quell'occasione avrebbe recuperato i suoi pochi averi della stanza in Barney Street senza farsi beccare dalla padrona di casa. La luna stava spuntando sul fiume. La coperta era stesa lì di fianco. Presto ci sarebbe collassato sopra, avvolgendosi in una specie di bozzolo e addormentandosi. Era abbastanza bevuto da essere felice. La partenza e l'atterraggio non erano stati uno scherzo, ma si era lasciato alle spalle le turbulenze da bassa altitudine. Ormai volava alto. Forse non stava conducendo quella che l'americano medio avrebbe detto una vita esemplare, ma per il momento si sentiva bene. Aveva una bottiglia di Old Sun, acquistata a debita distanza da Golden's, e mezzo sfilatino ripieno per la colazione del giorno dopo. Il futuro poteva essere affollato di ombre, ma quella sera la luna brillava splendente. Non gli mancava nulla. «Chicca!» All'improvviso il bambino, Tommy, lì con lui, pronto ad afferrare la coca, il braccio coperto di lividi, gli occhi azzurri. «Chicca!» Lo vide con un'atroce chiarezza che non c'entrava niente con lo Shining. E poi, Dini sdraiata sulla schiena che russava. Il portafoglio rosso in finta pelle, il mazzetto di buoni per la spesa con il timbro del Dipartimento dell'Agricoltura. I soldi. I $70 che lui aveva rubato. «Pensa alla luna. Pensa quanto è tranquilla mentre si leva sopra il fiume». Per un attimo ci riuscì, ma subito dopo rivide Dini che ronfava, il portafoglio rosso fuoco, i fottuti buoni per la spesa, il miserabile mucchietto di dollari, in gran parte già spariti, ma soprattutto il bambino che cercava di afferrare la coca con una mano minuscola che sembrava una stella marina, gli occhi azzurri, il braccio con i lividi. «Chicca», diceva, e poi «mamma». Dan aveva imparato a moderarsi, così l'alcol durava di più. La sbornia era più dolce, i postumi più leggeri e tollerabili. Talvolta però gli andava storta. Combinava una stronzata, come a il Milky Way. Lì era stato quasi un incidente, ma quella sera aveva finito di proposito la bottiglia in 4 lunghi sorsi. Il cervello era una lavagna, la bomba il cancellino. Si coricò, arrotolandosi nella coperta rubata. Rimase in attesa dell'oblio che alla fine lo accolse, ma prima ritornò Tommy, maglietta degli Atlanta Braves, pannolino a mezz'asta, occhi azzurri, braccio coperto di lividi, mano a stella marina. «Chicca, mamma!» «Non parlerò mai di questa faccenda, a nessuno». Con la luna che saliva sopra Wilmington, nel North Carolina, Dan Torrance crollò definitivamente. Sognò l'Overlook, ma se ne scordò non appena sollevò le palpebre. Invece gli vennero in mente gli occhi azzurri, il braccio con i lividi, la mano tesa ad acchiappare la coca. Riuscì a recuperare i suoi stracci e si diresse a nord, prima nello stato di New York e poi nel Massachusetts.
passarono un paio d'anni. Ogni tanto dava una mano a qualcuno, soprattutto a vecchi. Diventò quasi un'abitudine. Durante le troppe nottate balorde, il bambino era l'ultimo suo pensiero prima di cadere addormentato e il primo del mattino da dopo sbronza. Era lui a tornargli in mente quando si riprometteva di smettere di bere. Magari di lì a una settimana o di sicuro un mese. Il bambino. Gli occhi. Il bambino. Gli occhi. Il braccio. La mano a stella marina tesa in avanti. Chicca. Mamma.